La penultima puntata della stagione di Acapulco on the Beach la svolgiamo in un clima autunnale, ma attenzione, è soltanto una piccola pausa dell'estate perché abbiamo grandi sorprese. Ma siamo anche contenti di farla con questo clima perché, se vogliamo, è la prima puntata piovosa e quindi magari porterà fortuna con il mister. Arriva da Giulianova, lo conoscete tutti quanti, appassionati di calcio, Francesco Giorgini. Francesco Giorgini, allenatore di calcio, quando torni a Pescara, anche semplicemente per una passeggiata come oggi in spiaggia, che cosa provi? Beh, Pescara per me rappresenta molto l'Abruzzo, specialmente a livello calcistico. E in più Pescara come città sta migliorando, è una bellissima città, fa sempre piacere venire a Pescara. Quante volte abbiamo ricordato questo particolare che forse per te è un po' doloroso, perché tu avevi sognato per tanta parte della tua carriera prestigiosa, che comunque andiamo a raccontare in altra parte, di allenare il Pescara. Poi è andata come è andata, era una Serie B che aveva prospettive, però non l'ha imbroccata nella maniera giusta, e poi bisogna anche dire che forse non hai avuto il tempo per poter lavorare. Guardi, è passato tanto di quel tempo, è normale. 1999. Sì, perché io prima, l'anno prima allenavo l'Ancona. È normale, per me allenare Pescara era una grande soddisfazione, perché era di Giulianova, dopo già iniziai a fare la B. Anche se per me, io penso che lì la parentesi di Pescara mi danneggia molto forse, ma a parte per l'esonero, perché nella vita ci vuole anche un pizzico di fortuna. Io, se il Perugia non era promosso quell'anno in A, andavo a allenare il Perugia in B. Dopo mi chiamo Pescara, io sinceramente la prima volta non ero convinto, io lo dissi chiarettondo, ma siete convinti di prendermi? Perché non lo so. C'era qualcosa che non mi convinceva molto, sono sincero. Dopo, invece, parlando, andò a finire come andò a finire, accettai la situazione. Forse ci fu la sconfitta di Verona, la prima a Verona, e dopo in casa col Napoli, secondo me, fummo molto sfortunati perché giocammo una grande partita. Però loro, secondo me, già l'avevano deciso all'inizio di esonerarmi. La cosa forse che ci rimasi male, perché loro mi conoscevano da molto tempo e penso che non è che si possa mandare via un allenatore dopo una partita o due, però ormai è passato tanto di quel tempo, ci sono le cose più importanti, si passa soprattutto, quindi nemmeno me ne ricordo più certe cose. I tuoi interlocutori erano Scibilla e Oliveri, due giugliesi. Beh, vabbè, giugliesi no. Di acquisizione, sì. Naturalmente sono giugliesi di adozione, pur essendo calabresi, però erano tuoi conoscenti da tanti anni. Ma io più che Olivieri, conoscevo, diciamo, di più commentatore Scibilla, perché l'ho avuto a Giulianova come presidente e quindi io avevo un grande rapporto col commentatore. Dopo ho conosciuto giustamente anche Antonio Olivieri, ma io direi che la verità, alla fine con loro ho avuto all'inizio sempre un buon rapporto, dopo andò a finire in quel modo, sinceramente, io penso che ci rimaneva male qualsiasi persona. Dopo però, sinceramente, col tempo le cose cambiano, ci sono cose, più, come ti dicevo prima, più importanti. Continuai la mia carriera da allenatore, sono contento, sono soddisfatto di quello che ho fatto, potevo fare meglio, potevo fare peggio, però mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni, quindi sono contento, ecco. Il marchio di fabbrica di Giorgini era, ma io direi è, perché ha allenato fino a pochi mesi fa, il calcio spettacolo, in un periodo in cui non andava proprio di moda il calcio spettacolo. Oggi, se non fai calcio spettacolo, non sei nessuno. Una volta invece si badava al sodo, invece Giorgini arrivava al sodo attraverso lo champagne. Ma guardi, io ho fatto il corso di Coverciano di prima nel 96-97, se no non potevo allenare in B. E ti posso dire, Ferdinando Ruffini dice sempre, il calcio che va attualmente, si parla sempre molto del 4-2-3-1, quando io lo facevo nel 90.
lo facevo proprio con la Mezzabunda. Posso dire i giocatori che ho avuto con me, Peppe Manare da Giulianova, Flacchi ad Ancona, quindi giocavo con la punta centrale e due esterni, facevamo anche pressing parecchio. E quindi già facevo quel fatto là. È normale per me, io sono un po' stato pure handicappato sicuramente, anche il modo di esprimermi e di parlare, so i miei limiti, riconosco che anche a certi livelli il modo di saperle esprimersi conta molto. Sul campo penso, non voglio essere presuntuoso, penso di sapere qualcosa di quello che facevo, sapevo, perché io sapevo che avevo certi limiti, quindi dovevo cercare di essere preparato a quello che dicevo, a quello che facevo. Quindi qualsiasi giocatore che sono stati con me non ho mai sentito, no, nei miei confronti, pure in giro, a dire non sappiamo quello che dobbiamo fare. Dopo è normale, sono nel calcio, bisogna avere altri requisiti. Hai allenato grandi calciatori? Sì. Non so, dai, un ricordo, perché ad Ancona tu avevi una bellissima squadra di Serie B, una squadra forte. Noi ad Ancona avevamo una buona squadra, noi avevamo centrocampo e fase di attacco fortissima, Flacchi, Bresciani, Petrachi, che adesso fa il direttore sportivo a Torino, Briaschi, dopo ho avuto Sartorra ad Ternana, vabbè, Massimiliano Allegri, per poco. Con Massimiliano, devo dire la verità, trovai un giocatore eccezionale come persona, quindi mi ha fatto vado in un altro discorso, mi ha fatto enormemente piacere, perché si vedeva che c'era la stoffa che poteva arrivare. Città di mare. Allora, tu sei un uomo di mare, Guarda, facciamo una cosa, ci facciamo una piccola passeggiata, perché te lo dico? Perché adesso cominciamo a parlare della tua Giulianova. You were made to. La passerella qui è tutto bianco e azzurro, Francesco, vedi le palme, gli ombrelloni, c'è la passerella, il mare, se vogliamo, anche se oggi è un po' mosso. Pescara, tu non sei stato profeta a Pescara, anche se ami pescare in maniera viscerale, però a Giulianova tu, se ti candidi alle elezioni, diventi sindaco, questo è chiaro. Ti amano tutti. Sì, sì, ma io dico la verità, ma a parte Giulianova è normale, sono del posto, ma a parte da giocatore, quello che ho fatto, io sono stato uno dei giocatori di tutti i tempi più partiti col Giulianova, da allenatore ho vinto campionati, e quindi Giulianova per me è stato, diciamo, il massimo. Io pure prima, in quel periodo, ho rifiutato altre squadre per rimanere al Giulianova, quando forse potevo aspirare ad altre cose. Io sono 2 anni ad Arezzo in B, dopo ritornare al Giulianova cominciai a lavorare analista, quindi potevo forse, e quindi sono rimasto a Giulianova. Per quanto riguarda il discorso che mi dicevi di Pescara, Pescara non è solo per Giorgini, io penso che Pescara come città è bellissima, a parte perché a me piace il mare, è una città veramente che sta venendo su alla grande, e quindi, ma a parte il fatto del calcio, però anche la veduta del Pescara, qui il mare è favoloso. Nel senso, io sono un patito del mare, quindi io sto tutti i giorni al mare, quindi bello. Senti, Francesco Giorgini, parlando con tanti appassionati di calcio, di Giulianova e non soltanto, è amato da tutti per il bel calcio che ha sempre fatto vedere, ma anche perché non ha mai abbandonato la barca del Giulianova, in questo caso, anche in periodi in cui stava per affondare. Giorgina ha detto: io ci sono, mi prendo le responsabilità, anche quelle che non sono mie, ma resto qui. Sei adorato per questo. Sì, no. È vero? Sì. No, guardi, io so questo. Giulianova per me è il massimo. Il massimo. È il mio paese. Io sono un fanatico di Giulianova, non solo nel calcio, infatti spesso anche quando parlo con i politici, no che Merrelli facciamo le discussioni, io farei diventare altre che Taormina, per dirti, perché, no, ma così, io ci tengo. E quindi il rapporto, come dicevi prima, con la maggior parte, diciamo quasi tutti dei giuliesi, c'è un ottimo rapporto. Un po' dipende anche, ma a parte del giocatore e dall'allenatore, anche il mio carattere, sono il tipo che saluto tutti, cerco di andare d'accordo con tutti, fa parte proprio del mio carattere, ma non solo a Giulianova. Io devo dire la verità, io ho fatto l'allenatore per 35 anni di seguito,
in qualsiasi posto che sono stato, ho avuto sempre un ottimo rapporto, perché il calcio sì, è importante i risultati, però per me è stato sempre importante il rapporto con la gente, con la persona comune, quindi il rispetto. Io penso che il rispetto è la base di tutto, quindi uno bisogna avere rispetto delle persone. Io adoro Pescara, ma adoro anche Giulianova e adoro la parte calcistica anche, ma non solo quella paesaggistica di Giulianova, perché Giulianova ama il calcio, ha persone competenti di calcio, si parla sempre di calcio. Allora, i tuoi colleghi giuliesi, da allenatore, calciatori, non so, mi viene in mente Ferdinando Ruffini, Ivo Iaconi, il grande Marco Giampaolo, Federico Giampaolo, Dario Di Giannatale, Peppe Manari, io penso che ci sia un'infinità. Se me ne vuoi parlare tu, insomma, per ricordarlo anche ai nostri telespettatori. Ma Giulianova, io penso che in Abruzzo, a livello del settore regione, sia stato il primo in Abruzzo. Noi abbiamo avuto, secondo me, nel 67-68, quando iniziai a giocare, che vincemmo il primo titolo italiano juniores, che c'era il dottor Orsino e Pierino Stacchiotti, che Giulianova ha fatto storia. E da lì sono venuti fuori veramente dei giocatori di B e di A, Tancredi, Leli, Di Fabio, quindi tutti questi giocatori. E in più abbiamo avuto la fortuna anche allenatore, Giuliano, ce ne siamo 5-6 sicuramente. Io parlo di un certo livello professionista, dopo a livello dilettante ce ne sono parecchi. Quindi è stata sempre un po' la patria del calcio Giulianova. E in più abbiamo avuto, secondo me, a Giulianova dei maestri che insegnavano calcio, perché è una cosa fare allenatore, è una cosa insegnare calcio. Insegnare calcio è difficile, fare allenatore lo possono fare un po' tutti. Chi sono secondo te i maestri di calcio di Giulianova? Fammi qualche nome, magari saranno anche tuoi amici. No, ti dico subito, io penso che Nicola Tribuiano è stato uno di quelli. Io penso che a livello di insegnare tecnica, come Nicola, ce ne sia poco, perché Nicola in quel periodo, se non era pure lui un po' malato di Giulianova, lui in quel periodo poteva andare con l'Inter, con Beltrami, che era il direttore sportivo del Como. E Nicola in quel periodo era il numero uno in senso assoluto. Quindi insegnare tecniche non è semplice, perché bisogna saperla, bisogna spiegare. Quindi l'allenatore è diversa la situazione. Marco Giampaolo invece oggi è il più celebrato tra i giuliesi, meritatamente immagino, in Serie A, è un grande tattico. Forse per fargli fare il grandissimo salto gli manca quella sfrontatezza che oggi si chiede agli allenatori davanti alle telecamere. Marco invece è molto concreto. No, Marco è iniziato con me da calciatore, sia lui che Federico, il fratello. Fenomeno del calcio giocato. Il fratello Federico era un fenomeno, ha fatto debuttare in C1, giocava con me a 16 anni. Marco, come giocatore, non a livello di Federico, dopo ha fatto tutta la trafila di Giulianova e in più venne con me a Gubbio. E lui a livello di allenatore, tatticamente, penso che sia uno dei migliori. È normale che, parlando spesso d'estate quando ci incontriamo lì al mare, se deve riuscire un po', come dicevi prima, a livello mediatico, essere un po' più... Non è semplice, no. Perché pure io qualche volta, se andavo fino a 10, può darsi che mi trovavo meglio, però fa parte del carattere, penso, di ognuno di noi. Senti, Francesco Giorgini, devo farti proprio l'ultima domanda, perché il tempo, vedi, vola quando si parla di calcio. Forse è difficile, però devi essere un po' sintetico. Quanto ti fa star male vedere il calcio a Giulianova oggi in questa situazione, forse non chiara, non lo so, magari io non seguo proprio dall'interno, ma tu mi puoi essere d'aiuto. Guardi, posso dire la verità, io la cosa più che ho visto brutta negli ultimi anni, non mi dimentico mai, andammo una trasferta a Fermo, andammo a cercare il Cerotto. Vabbè, adesso è una stupidaggine. Ma fa capire. Fa capire, noi, io ho vissuto il calcio a Giulianova, l'ho detto da sempre. Dopo l'era Quartiglia e Mastella Arena incominciò il declino nostro, quindi penso che per Giulianova ormai non ci sarà più, è difficile che possiamo ritornare a certi livelli. Mi dispiace perché, come dicevi prima, è una piazza che merita, come forse tante altre piazze qua in Abruzzo, però Giulianova viveva di calcio, i ragazzi escono dei giocatori, là ci sono delle scuole calcio, sono dei ragazzini interessanti veramente, però se non c'è sbocco in prima squadra diventa un problema.
Francesco Giorgini, un uomo di calcio, un uomo anche nella vita, vero, è uno dei pochi, qui non andiamo avanti perché l'intervista potrebbe durare ore, che ha fatto ricorso all'istituto delle dimissioni nel calcio, perdendo tanti soldi per seguire i suoi valori. Grazie Giorgini. Seguiteci ancora per la seconda parte, andiamo in montagna a 1500 metri di Pianoro Campitelli, dove c'è il triathlon dei Sanniti. Spettacolo.